Vieni, presto! Resta con me, cara. Mamma, la nave è... Argo City è distrutta! Milioni di persone! Questo è solo l'inizio. Brainiac ha destabilizzato il nucleo del pianeta. Krypton non resisterà a lungo. Ma le tue ricerche... Non puoi fare nulla! Ecco perché siamo qui. Un'astronave. Stai lavorando a questo? Tuo zio Jor-El ha scoperto un pianeta abitabile dai kryptoniani, lontano da Brainiac. Ha costruito un'astronave identica per tuo cugino Kal. Ma Kal... è solo un bambino. Per questo dovrai proteggerlo e tramandargli il nostro sapere. Devo farlo io. E tu? No. No! Non voglio lasciarti! Ti prego, non costringermi! Non posso venire con te, ma non sarai sola. Appartiene al casato di El, cara. Un baluardo di speranza. Non dimenticarlo. Non perdere mai la speranza. Ora vai! La mia lunga lotta contro il crimine mi ha insegnato una verità. Ogni criminale si considera un eroe. Valeva anche per Superman. Il Joker l'aveva drogato, l'aveva indotto a uccidere la moglie incinta, Lois, e a innescare la bomba che ha distrutto Metropolis. Quando Superman ha ucciso il Joker, ho compreso le sue motivazioni, come tutti. Ma superata quella linea, non si torna più indietro. A quel punto ha fissato un nuovo obiettivo per sé e la Justice League. Impedire i crimini prima che accadessero, a qualunque costo. Senza rendersi conto che le sue nobili intenzioni avrebbero condotto a una spietata tirannia. Per questo, da eroe, si è trasformato nella peggiore delle minacce. Se Superman libererà i prigionieri di Arkham, sono la peggior feccia. Li ucciderà, Damien. Lo trovo giusto. Uccidere non è mai giusto. Superman non lo capisce. È tormentato. Gli serve tempo per superare il lutto. E se fosse successo a Gotham? Se il Joker avesse ucciso me, tuo figlio? Temevo questa risposta. Risponde, ci sta portando alla Batcaverna. Preparati all'espulsione. D'avvertimento, Cyborg? Ti farò del male solo se costretto. Allora sarai costretto. I miei amici erano a Metropolis, Bat. Starfire, Beast Boy, tutti morti. Vogliamo assicurarci che non si ripeta. La collera è un tuo diritto, ma non è un assegno in bianco. E la Justice League non è una banda di assassini.
Quindi preparati e stai un pochino calmo, che non sei tu che detti le regole. Capito che sei saltato fuori dal cinema, dal mondo della celluloide, ma io sono vero e ti spacco tutto. Ti faccio del male, anche se sei abbastanza cibernetico e la cosa non è tanto bella. Aia. E mi stai facendo tanto dolore. Aio. E che cacchio. Soccombi sotto le mie sgrinfie. Ah. Io devo andare a rubare il 4x4, il Monster Truck di Anarchia. Aia. Molto dolore. La rabbia non basta. Ma bastano i miei pugni? Si spera. Si spera tantissimo che bastino i miei pugni. Ah. Molto dolore. Gira la mia come si chiama? Polveriamo le nostre mitragliatrici. Ah! Soccombi! Cyborg! Tu non puoi vincere questa battaglia! Non hai quello che serve! Ma io sì! Ancora non lo capisci, ma Superman si sbaglia. Devi migliorare la planata. Comunque sto bene, se ti interessa. Andiamo. Quindi non uccidi, ma i traumi cranici non ti disturbano. Proteggi la zona di carico. Sei qui per aiutarmi? Sì, aiutare te e Clark a non commettere un tragico errore. Avremmo preferito evitarlo, ma il Joker ci ha costretti. Dopo Metropolis il mondo è cambiato e noi ci stiamo adeguando. Nel modo sbagliato. Pensavo che almeno tu avresti capito. Tu invece devi capire di stare al gioco. Tu sei stata sedotta come Superman da quel Joker che vi ha drogato. Ma solo io sono la verità. Solo io posso, porca miseria, con sto lazzo. Basta! Ho capito che ce l'hai molto lungo, ma anch'io posso usare il rampino. Aia, però c'è anche lo scudo quella lì. Porca miseria. Io ho le nanotecnologie, ma non è che posso fare più di tanto, eh? No, no. Posso prenderti a pugni e a calci, che non ci sono problemi, però... Mi hai mancato! E invece io no! Ripensa alla tua strategia. Ripensa alla tua strategia! Te! Se non hai capito bene, qua siamo al manicomio di Arkham, e qua ci stanno le persone matte! Vai a farti un giro! Ecco qua, dovevo ricaricare un attimino il bat, come si chiama quello lì? Il bat aggeggio volante, che non mi viene in mente. Non ci scommettere. E invece sì. Ci ha proprio scommesso e anche ultra mega vinto, non solo quello. Caro mio Batman, Wonder Woman. Ammetti che ti sbagli. No, non mi sto sbagliando. Tu ti stai sbagliando, te e quel maledetto lazzo. Lui dov'è? Blocco C. Non puoi voltargli le spalle. Ha bisogno di te.
Infatti sono qui. Dottore, cosa vogliono farci? Che fine faremo? Non mi muovo finché non mi spiegate che succede. Torna in fila! Subito! Due minuti. Tu non sei così, Clark. Questi detenuti sono irrecuperabili. Sono ladri, stupratori, assassini. Come il Joker. Il problema di chi lotta per la verità e la giustizia è una battaglia senza fine. E vuoi concluderla giustiziandoli? Prima il Joker, ora loro. Quando finirà? Quando non esisteranno più crimini. E la gente sarà libera dalla paura. Vogliamo la stessa cosa, Bruce. Un tempo volevo uccidere l'assassino dei miei genitori. Avrei potuto, ma so che loro sarebbero stati contrari. Come sarebbe contraria Lois. Non tirarla in ballo. Una granata solare rossa? Per indebolire i tuoi poteri. Devi fermarti. Elabora il lutto prima che sia troppo tardi. Davvero, Misty? Pensavo fossimo amici. Per questo devo fermarti. Ci riuscirò a fermarti, caro il mio Superman, che tu stai sbagliando tutto. Sei stato contaminato anche tu da Joker. Ho già messo fine a Wonder Woman. E adesso tocca a te. Se ce la faccio. Se mi lascia questa opportunità, signor Superman, carissimo ex amico. Anche se non è che ci siamo mai piaciuti. Aia. Superman, vatti a fare un giro. E beccati anche te una bella dose di pallottole, qui almeno vediamo se scalfiamo la tua corazza. Incredibile. Chi cerca vendetta non ha pace. Hai capito? Chi cerca pace non ha vendetta, o qualcosa del genere. Aia, molto dolore. Fortuna che sono scomparsi tutti qua, non ci sono testimoni, così non pagherò niente io dell'assicurazione, perché sarà tutta colpa tua, Superman. Tu potevi evitare tutto ciò. Avrai imparato qualcosa. Sì, a pestarti di botte, a farti capire qualcosa. Hai capito? Perché tutto quello che stai facendo è sbagliato. Ma io sono la verità. E tu no. Mi spiace, Clark. Stammi alla larga. Guarda chi c'è. Victor Zsasz, uno psicopatico. Quante donne hai ucciso? 121. 121. Sembra incorreggibile. Robin, lascialo! Combatti gli amici, ma ignori il vero problema. Ti ho avvertito, figliolo. Figliolo? Non mi hai cresciuto tu, ma la Lega degli Assassini. Problema risolto. A chi tocca? Dannazione, Damien! Non varchiamo questa linea! Allora non farlo, Batman! La varcherò con Superman. Ah, sì? Adesso sei dalla parte dei cattivi, eh? Anche se Superman non è cattivo, ma è perché è stata tutta colpa di Joker! Volevo farti provare le brezze di andare su una carrozzella, perché non sei tanto a posto mentalmente. Forse dovresti far compagnia anche a qualche criminale qua, perché questa è la via che stai percorrendo, Robin. Ripensaci. Aia, hai rotto un water. E non solo quello,
Via dalla tua bomba. Ah, ti sarebbe piaciuto, eh. Adesso ti finisci te sulla tua bomba. Robin, devi rinsavire. Aio. Molto bella sta mossa. Aiuto. Ah ah, ti sarebbe piaciuto, Robin, eh. Ripensa alla tua strategia. Ripensa a tutto quello che stai facendo. E intanto vatti a fare un giro. Così, al chiaro di luna, magari ritorni sulle tue orme e segui quello che ti dico io. Che io dico il giusto, dico il vero. Non dico menzogne, come il Joker, come Superman. Stai facendo una pessima figura. Potrei dire lo stesso, figlio. Mi sa che ha ragione Robin qua. Ha moltissime ragioni. Combatti come una cintura bianca. Sì, te lo faccio vedere io adesso la cintura bianca. Anzi, ti faccio vedere cosa ho nella cintura. Ho proprio questo. Per te finirà male. Io e Superman dissentiamo. Ah sì, questa volta posso avere ragione io. E invece no. Porca miseria. Damien, io non volevo. Codardo. Queste bestie ci hanno dichiarato guerra. Pensi di essere migliore di lui? Hai permesso al Joker di uccidere! Non sei riuscito a salvare Lois! Jason! Nessuno! Ora basta. Andiamo. Ma i detenuti? Non oggi. Crollo del regime. Superman è dietro le sbarre. Damien, mio figlio, è con lui. Ma non dobbiamo dimenticare perché li teniamo prigionieri. Dobbiamo restare vigili. Pensavo volesse rassicurare le persone, signor Wayne. Non è solo nella ricostruzione di Gotham e Metropolis. Ma se non otteniamo presto maggior sostegno... Non è per questo che paghi un'agenzia pubblicitaria, Lucius. È difficile convincere le persone a ripopolare una città se temono che qualcuno possa distruggerla di nuovo. Superman non uscirà mai, l'ho detto chiaramente. Ma Wonder Woman, Black Adam, Aquaman sono ancora là fuori, da qualche parte, liberi di agire indisturbati. So che ha costruito Brother Eye per vegliare su minacce simili, ma l'opinione pubblica lo ignora. Brother Eye deve restare segreto. I nostri nemici non possono combattere ciò che non conoscono. Beh, almeno segue i consigli elargiti a peso d'oro dall'agenzia pubblicitaria. E sarebbero? Vivere meno da Batman e più da playboy miliardario. Uscire in pubblico di giorno. E sorridere. I sondaggi indicano che il suo sorriso è rassicurante. Mm. E un'altra cosa. Bruce, cerchi di stringere nuove alleanze. Nessuno può vincere da solo. Neppure lei. Come ingresso per gli ospiti non è granché. Dinah, Oliver, grazie per essere venuti.